no, ha detto gnocola, eh. No, 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 no. Gnocola, dove siamo? Nella via dei ricchi? Perché poi è al povero, eh? Abbiamo deciso di fare un giro siamo qua. Siamo nella via dei ricchi, che però possono un po' deserta. Farci anche i poveri, eh? Allora, siamo in Monte Napo, dove chissà perché molta gente ha quasi il terrore di venire, perché dice, beh, ci sono solo i ricchi. Ma non fa è mica così. Pagare il pedaggio, che camminare. Non si paga, si può venire tranquillamente, non c'è neanche la fila, neanche adesso che ci sono i saldi, devo dire c'è proprio, adesso vabbè, quest'ora è normale, sono le 11:30. Di sera arrivano quattro signoroni, tu non fare il tuo numero, no. Non fermarli, eh? Sì, però gnocola, se lasciali sei esaurita andare. Non devi venire qui da me su Facebook, perché Facebook è per le persone simpatiche. Adesso noi passiamo di là. Scalta, me vuoi andare a Vader Versace, vieni. Beh? Vieni. Basta che sorridi un po' perché non è sera, eh? Ah, beh. Stasera è storta, gnocola. Gnocola, stasera è storta. Come mai? Ah, lo sai tu? Perché non ha la testa fatta. Che poi la testa gliel'ha fatta la sua mamma 71 anni fa, quindi ce l'ha la testa, la usa poco, però ce l'ha. Allora, innanzitutto vuoi dire forse dove siamo noi domani sera, che è il caso che lo cominciamo a dire, perché se no... Forse. Forse. Allora, forse, se gnocolona avrà voglia, saremo alla Zanzara in diretta alle 19:30, giusto? Forse. Forse. Perché comunque la vita è una cosa meravigliosa e allora divertiamoci. D'accordo? Anche se le zanzare sono fastidiose. Sono molto fastidiose, però devo dire che ape contro zanzara vince l'ape, eh? Sì. Anche calabrone contro zanzara e pipistrello peggio pur, perché pipistrello si ciba di zanzara, no? Che schifo. Tu potresti travestirti da pipistrello, ah. Sono passato un pipistrello adesso. Orrendo. Se tu facessi il pipistrello. Cioè, dicono che qua c'è della gran bella gente, metti la varietà, hanno in bad presa. Adesso però, a far da vada, perché ogni parola va supportata da un'immagine, da una è vero? Verità. Ah, beh, allora. Questa è la verità. Fai vedere Giorgio. Dice, andate in via dello Spiga, andate in via Monte Napoleone, che c'è della gran bella gente, metti la varietà. Gnocca, che c'è della gran balusa. In via Napotoriani è molto meglio. Ma io dico la verità, allora secondo me il ascolta, mondo... Ascolta, vado a vedere questa vetrina, sì. Mi permette? Secondo sì. Me il mondo è uguale, ormai non c'è più distinzione, com'è giusto che sia. Allora, i negozi, è chiaro, sono negozi di un certo tipo, siamo in Monte Napoleone, vorrei vedere. Però non c'è preclusione a venire qui, cioè qui possono venire tutti, possiamo venire tutti e dobbiamo venire tutti. Quindi fare queste distinzioni molto da ignoranti, molto retro del dire ah la bella gente in via Monte Napoleone, la brutta gente a Quarto Giaro o all'Orenteggio o coso. Allora, la bella gente è dappertutto, la brutta gente è dappertutto, purtroppo, perché se potessi scegliere una via dove sono tutti belli, ci andiamo Giorgio? Sì. Ci prendiamo la residenza, sì. Se fossero tutti belli. Purtroppo eccola non là, c'è. Che arriva. Eccola là, e arrivano, guarda chi arriva dietro a gnocola, guarda, che la vengono a cercare, porra gnocolona mia. Amici, guarda che... arrivano i miei compagni, ados. Capito? Ados, andiamo a vedere. No? Sì, sì. Buonasera. Incuriositi da questo fatto. Buonasera, sì. E lei non vuole, sì. Perché sennò io che tiravo in mezzo anche loro. Che non sono col telecamerone. La mia è molto seria. No, e sennò sarei più appariscente. Comunque, gnocola, concludendo, era per dirvi molto velocemente che non ci sono le vie per ricchi, non ci sono le vie per i poveri. Ci sono le vie. Ci sono le vie. Marciapiedi. I marciapiedi stanchi. La più bella canzone di Renato Zero. Anzi, com'è se me la postate mi piace da morire. Bella. Sì. Lungo i marciapiedi, la notte scorre via. L'ultima occasione o la tua prima. Oh, però potreste fare un dischetto, eh? Sì, no, non ho più la voce. Qualcuno mi deve aver mandato una maledizione per farmi diventare muta. Però ricordatevi che io... No, lo sei già stata. Sono già stata, ma anche muta io parlo con l'alfabeto Morse. Ai. O comunque parlo con i cartelli. Vedi che ci sono dei colleghi qua? Colleghi, no. Come ci vogliono rubare il mistero? Sì, sì, sì. Vabbè, d'altronde la vita ormai è così, la vita è molto... Questa è? Buonasera. Buonasera. Sera. Volete rubarci il mestiere? Sì? No, no. Ah, no. No, però.
Belle Porte, giusto, come Montenapo, no, certo. Montenapo è una, da dove viene lei? Noi veniamo da Matera. Allora. Bella, allora deve essere. La città dei Sassi. La città dei Sassi, stupenda. Stupenda, non lo so, non l'ho mai vista. Però ho visto un documentario in televisione meraviglioso, sì. Cosa fate qui? A vedere Montenapo? Sì. Solo, no? Siete a Milano per vedere. Ah, in visita proprio? Siamo in visita. Andate a vedere quei bellissimi grattacieli, avete già visti? No, guardi. Quelli dell'Expo, mamma mia, sono in Corso Como, poi andate in fondo e dopo c'è tutto il centro direzionale. Il signore giornalista? Non l'ho fatto? No, noi facciamo i video per noi. Non lo so, sa? Per Facebook, per Instagram. Ah sì? Anche per Facebook? Sì. Sì. Per quello che facciamo i cretini qua in giro. Noi di professione facciamo le sceme. Ognuno fa il mestiere suo, certo, è vero. Noi siamo cretine dalla nascita, quindi l'abbiamo fatto diventare una professione, mica da tutti. È un lavoro? Assolutamente, è vero? Condivido tutto. In un mondo dove fanno tutti gli avvocati, general manager, gli imprenditori, noi siamo due sceme che giriamo per la strada. Con un scemo che ci segue. Ecco. Siamo tre. siamo rimasti in tre. Devi riprendere anche signori, sennò sembriamo anche veramente scemo. No, almeno facciamo la di non è che sembriamo. Abbiamo aggregato anche due. Due, siamo in cinque. Ma se stiamo qui un po' diventiamo in tanti. No, diventiamo una multinazionale. Gli scemi e cretine. Ados! Vedi, poi dicono a Milano non si incontra nessuno. Assolutamente. Non so. Dopo Milano tutti con la posta sotto il naso, no? Tutto il mondo è paese. Basta parlare che si parla da tutto il mondo. Veniamo da una regione che è bellissima, infatti io quando mi vedo tutti quanti parecchie persone che provengono a trovarci, siamo una regione che è bellissima. Ci credo. Ci sono ancora i veri valori, infatti anche la potenza. Matera deve essere ma molto bella. Non vedete mai perché con quei signori di potere. Perché c'è. Sì, perché non vedete mai che c'è per dire qualche cosa di eclatante. Il video. È un po' troppo lungo, Giorgio. Salutiamo. Salutiamo. Noi chiacchieriamo e basta. Gnocola, saluta perché sennò qua. Bye. Ciao. All'altro dei deficienti. Ciao.